Buongiorno miei cari followers, come state? Spero che stiate tutti quanti bene. Ora state vedendo la centrale idroelettrica Angelo Bertini, situata lungo il Naviglio di Paderno e non lungo il fiume Adda come è scritto in un sito internet che ho visto. È situata anche a Porto d'Adda Inferiore, una frazione di Cornate d'Adda, paese lombardo. I lavori di costruzione di questa bellissima centrale idroelettrica iniziarono nell'anno 1896 per poi essere terminati nell'anno 1898. Si tratta di una centrale idroelettrica appartenente al gruppo Edison ed è la centrale idroelettrica più antica del gruppo Edison. Ed è anche una delle centrali idroelettriche più antiche d'Italia. Nel 1888 già esisteva un progetto di derivazione, infatti si pensò per far funzionare questa centrale idroelettrica di utilizzare le acque dell'Adda. Infatti ad alimentare questa centrale è proprio un canale che è diciamo composto dalle acque dell'Adda. Le acque di quel canale che alimenta questa centrale sono acque dell'Adda. Infatti quel canale lì nasce dal Naviglio di Paderno che a sua volta nasce dall'Adda. Questa centrale fu costruita per fornire potenza ed energia sufficiente per l'elettrificazione della rete tranviaria di Milano. A quei tempi l'unica rete di trasporti pubblici di Milano che non aveva l'elettricità, che non aveva i tram, era ancora con i cavalli, era quella di Porta Ticinese, un quartiere milanese. Dopodiché fu utilizzata l'elettricità anche per quanto riguarda il funzionamento di questa linea di trasporti pubblici di cui vi ho appena parlato. Quindi anche per quanto riguarda la linea di trasporti pubblici del quartiere di Porta Ticinese sono stati utilizzati i tram. Alla costruzione di questa centrale idroelettrica collaborarono molte persone. Il titolare più famoso che riguarda questa centrale fu Angelo Bertini. Angelo Bertini è stato il primo capo della centrale idroelettrica Angelo Bertini. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao a tutti, cari!